E l'Armenia, una delle destinazioni dei russi in fuga da sanzioni e repressione, dall'inizio della crisi migliaia hanno trovato rifugio qui. Ogni giorno 30 voli charter arrivano a Yerevan dalle città russe. In molti casi si tratta del personale che le aziende straniere stanno evacuando, ma il vero esodo è partito ai primi di marzo, quando in Russia si è iniziata a temere l'introduzione della legge marziale. Molte di queste fughe sono state estemporanee, con i documenti e pochi effetti personali come bagaglio, verso un paese che ai russi non richiede visto di ingresso. Le frontiere per noi si sono chiuse quasi ovunque, non sapevamo dove andare, l'Armenia era la scelta migliore, siamo qui da una settimana, il tasso del rublo ormai è orribile e stiamo avendo difficoltà finanziarie, è difficile pianificare, forse domani ci sarà un attacco, forse tutto sarà finito. Con il blocco delle operazioni in Russia da parte di Visa e Mastercard, in molti fanno la fila nelle banche di Yerevan per aprire un conto, mentre le aziende consultano gli avvocati per delocalizzare. A loro l'Armenia ha dedicato una linea telefonica e mira a trattenerne quanti più possibile. Qui non abbiamo a che fare con migranti nel senso classico del termine, ma con professionisti senior dai redditi elevati che non sono un peso per lo Stato armeno. Il settore delle tecnologie informatiche in Armenia ha un'enorme carenza di professionisti qualificati. Con l'afflusso dei russi il numero di questi specialisti aumenterà. Inoltre spenderanno soldi qui, affitteranno case, staranno in hotel, andranno al ristorante, useranno i trasporti e tutto questo è un bene per chi fornisce servizi. La maggior parte dei nuovi arrivati non ha però intenzione di rimanere qui. Vogliono ottenere il visto e andare nei paesi europei. Il ritorno a casa è escluso per quanti si sono espressi pubblicamente contro la guerra in Ucraina. In Russia la nuova legge contro le cosiddette fake news può punire col carcere fino a 15 anni chi diffonde informazioni sulla guerra che contraddicano la narrazione del Cremlino, e proprio la paura di questa legge ha impedito loro di parlarne con noi a microfono acceso.